Nota anche come acacia di Costantinopoli o gaggi arborea, questa pianta è originaria dell'Asia orientale e prende il nome dal nobile fiorentino Filippo degli Albizzi, che la introdusse in Europa nel XVIII secolo. Il nome della specie, Julibrissin, deriva invece dal persiano e significa fiore di seta. È un piccolo albero alto da 5 a 10 metri, caratterizzato da foglie lunghe da 20 a 40 cm che si chiudono a libro durante la notte o in caso di pioggia. Sono i fiori che ci colpiscono di più. Appaiono durante l'estate e sono in realtà molto piccoli, quasi insignificanti, ma con lunghi stami bianchi sfumati di rosa, tanto pronunciati da formare una massa globosa, delicata e setosa. È una pianta capace di regalare una bella ombra ed è capace di resistere a lunghi periodi di siccità. È ideale perciò per giardini a bassa manutenzione. La coltivazione in vaso è generalmente sconsigliata perché le radici hanno bisogno di molto spazio per estendersi. Il periodo migliore per metterla a dimora è la primavera e nei primi 2 anni va annaffiata abbondantemente, poi si accontenterà delle piogge.